Per me la scuola è stato un incubo, eppure stamattina presenti il tuo libro proprio tra gli alunni. Che significato ha? Beh, sicuramente una giornata molto importante. Per me devo ammettere che c'è tanta paura, ma soprattutto tanta emozione, tanta felicità. È un ritorno appunto a quell'incubo che è stato per me la scuola, 17 anni. Ma sono felice di esserci perché questo è un bellissimo segnale che dà la scuola. Quando io sono stato bullizzato alla mia età, ho chiesto aiuto e nessuno mi ha aiutato. Quindi il fatto di essere qui oggi vuol dire che la scuola finalmente si interessa ai giovani e a queste tematiche che sono appunto il bullismo, l'omofobia, tematiche che toccano appunto tutti, toccano i ragazzi e c'è bisogno di parlarne. Sinceramente non me l'aspettavo perché credevo che appunto queste tematiche non fossero commerciali, ecco, che non potessero attecchire proprio a livello mediatico. Invece è stata una bellissima sorpresa, si sono interessate le istituzioni, le scuole, i centri di psicoterapia, è stato veramente un bellissimo gesto da parte di una nazione e sono veramente molto felice per questo. Sogno di scrivere e spero di farlo ancora in futuro. Quella giornata di oggi sicuramente prospetta nuove date per le scuole, quindi abbiamo anche Roma, abbiamo Torino, abbiamo Salerno, ci sono altre scuole interessate a parlare di bullismo e di omofobia. Siamo molto felici di questo e vorremmo portare il messaggio di Dillo tua mamma, il romanzo, in tutte le scuole possibili perché c'è tanto bisogno di parlare di questo. Credo sia cambiata la società, ma non quello che subiscono i ragazzi, probabilmente sono cambiate le dinamiche. Per esempio oggi ci sono i social, che sono una nuova forma di bullismo, possono essere una grande risorsa ma anche un grande pericolo per i ragazzi che hanno cellulari fin da bambini e sono appunto uno strumento che può essere una salvezza, uno strumento di informazione, ma anche uno strumento di tortura sul web, tortura virtuale, quindi bisogna molto stare attenti. Probabilmente sono cambiate le dinamiche, ma non lo scopo, non la cattiveria che tutte le persone possono avere dentro. Possiamo essere persone buone, persone cattive, c'è bisogno di moderare i ragazzi perché magari non sanno come affrontare la scuola, non sanno come affrontare i rapporti, non sanno come affrontare il rapporto che hanno tra loro. La sfida sia importante e impegnativa perché oggi avvicinare i ragazzi alla lettura, ai libri non è più facile come una volta perché hanno altre forme da cui attingere il sapere, ma io ritengo che il libro sia veramente uno strumento ineliminabile per aiutare i ragazzi ad approfondire determinate tematiche. I nostri ragazzi vengono tacciati di avere un pensiero corto perché si stanno omologando alla brevità dei messaggi che devono mandare con il telefonino e a volte rischiano di non avere più la possibilità di fare grandi riflessioni filosofiche, grandi riflessioni esistenziali. Ma l'adolescenza però è l'età in cui queste problematiche si impongono all'attenzione di ogni giovane. Questo incontro con l'autore permetterà sicuramente di avere la possibilità di riflettere sui temi che vengono trattati nel libro, non solo l'omosessualità, penso che sia un pretesto per affrontare il tema del senso della vita, il modo come affrontare le relazioni umane e l'impossibilità di dare risposte omologate alle varie situazioni sentimentali che caratterizzano la vita di ciascuno e come in fondo sia importante sempre mantenere il contatto con gli altri. Una frase che mi ha colpito molto di questo libro è quella che dice il vecchio di Trentinara, il quale afferma al giovane che le cose importanti si imparano dalle persone che si vogliono bene e dalle persone che noi vogliamo bene.